Un'analisi giusta, una squadra che sa gestire molto bene la partita. Difficilmente la trovi scoperta, sono molto bravi nelle seconde palle, nelle ripartenze fulmine, no? Quindi, ma io credo che quello che ho detto ai ragazzi è importante. Al di là del rispetto e dei complimenti che dobbiamo fare a questa squadra, al Carpi, però in questo momento noi dobbiamo guardare alla nostra prestazione, quindi dovrà essere una prestazione sicuramente di vigore e intensa, perché sappiamo che loro giocano a ritmi molto alti, portano pressione, grande pressione, quindi è chiaro che occorre posizionarsi sullo stesso livello loro minimo o anche di più. Per fare punti là, poi sfruttando anche le nostre qualità tecniche, credo che la gara debba essere gestita su questi binari. No, guardate, i dubbi sono stati che Matteo ha avuto un leggero risentimento all'adduttore, però è passato, quindi sia ieri che oggi si è allenato. Stamattina abbiamo tenuto a riposo Melchiorri perché avuto un piccolo disturbo notturno. Sono un pochettino queste le situazioni che devo valutare attentamente da qui a domani. Ecco, però ripeto, la mia intenzione, quella dei ragazzi, è di andare in campo con quelle certezze che adesso abbiamo trovato, con convinzione, con rispetto, come ho detto prima, ed umiltà, però con grande coraggio anche. Certezza quindi significa 4-4-2. Sì. Ripeto, no, è anche un bel test, secondo me, no? Cioè, è la partita giusta per testare anche se. Noi possiamo anche fare delle partite contro squadre scomode, no? Perché quando le squadre sono molto bravi nelle transizioni è il calcio più difficile da interpretare, no? E quindi questo per me è anche un modo di testare, no? Se noi siamo saliti anche di livello da questo punto di vista. Senti Marco, perché comunque è il tormentone della settimana, 4-4-2 con Menusciai e Brugman insieme a centrocampo. Ci può stare, è una soluzione, ma non è che non è una soluzione. Io credo che, come ripeto, dipende tutto dall'interpretazione della partita e dal sacrificio. Però questa squadra mi ha dimostrato che piano piano sta crescendo il sacrificio, sta crescendo la convinzione, ma principalmente sta anche crescendo la capacità di interpretare la partita, no? Quindi io credo che qualsiasi giocatore può andare in difficoltà quando le maglie di una squadra sono ampie e larghe. Quando una squadra è brava nella densità, paradossalmente diventa tutto molto più facile. Cioè, Quindi lavorano anche bene con gli esterni, come è stato fatto ultimamente, insomma. sì, sicuramente è sempre quella la chiave di volta per lavorare e per fare in modo che si possa mantenere un buon equilibrio pur avendo molti giocatori con propensione offensiva, ma questa è una costituzione della nostra squadra, quindi per me sarebbe anche un errore toglierla questa qualità.